Poesie e canzoni è il titolo del primo libro del nisseno Giuseppe Mirisola presentato nell'Aula Magna dell'Istituto Mottura di Caltanissetta, una raccolta di poesie in dialetto siciliano che possono essere musicate e che hanno quindi dato spunto al titolo del libro. Tra i temi predominanti della raccolta, composta in tutto da 187 poesie, l'amore e la passione. Parla un po' della mia vita, il mio vissuto, le mie conoscenze, i miei amori, i miei sentimenti e le mie passioni, non soltanto le mie, ma anche quelle degli altri, perché lei mi insegna che uno scrittore praticamente vede qualcosa e crea subito un quadretto. Ed io effettivamente sono così portato a scrivere di botto, così d'impeto, non immediatamente, molte volte cammino, vedo un viso e in quel viso effettivamente cerco, cioè dire, vedo tante cose. E non appena ho 5 minuti, un momento di raccoglimento praticamente, perché non dimentico più quelle cose che io ho visto. E immediatamente dopo, o comunque non appena mi scatta la vena, però comincio a scrivere ciò che i miei sentimenti hanno raccolto intorno a quel viso, intorno a quell'azione, intorno a quel patto, vero? Questa è la mia poesia, è una poesia non mirata semplicemente in sostanza a creare la rima, perché la rima viene spontanea, così come spontaneo effettivamente il pensiero. E poi il sogno effettivamente è qualcosa di particolare nei miei sentimenti. Queste sono alcune poesie che ho raccolto, cioè dire che ho fatto adesso, ho tentato di raccogliere, e le altre che ne ho scritto di recente, ma ci sono un altro libro già in dirittura di arrivo. Certo non è non ci sono tante poesie come adesso, ma saranno circa, insomma, c'è un altro libro in arrivo. E oltre a questo sto preparando qualche cosa sul teatro che avevo abbandonato.